Città Sant'Angelo celebra un nuovo traguardo per le politiche sociali, un nuovo spazio dedicato agli anziani che offrirà 25 alloggi dopo la ristrutturazione di un antico palazzo di città. Il Palazzo Sgarone del 1865, quindi tantissimo tempo fa, finalmente viene ristrutturato e ridato agli anziani, 25 nuove camere con bagni in camera, l'eccellenza per gli anziani. Quindi l'azienda Servizi alla Persona, che si occupa del sociale con la legge regionale del 2011, finalmente comincia ad attuare i progetti, ad attuare le realtà. Noi gestiamo 4 case di riposo, tutte stabili del 1800, questa è la prima dei 4 che ristruttureremo. Ristruttureremo piano piano anche le altre. La Casa del Sole l'abbiamo già fatto, questa è la seconda, quindi riteniamo che il futuro è l'assistenza circolare pubblico-privato con l'ASP che gestisce la progettazione. Qui abbiamo vinto un bando regionale da 1,6 milioni in 18 mesi per ristrutturare questo palazzo di 4 piani per 25 camere singole e con relativi bagni e spazi comuni.